Ma per i disabili gravissimi andiamo a mettere in campo oltre 3 milioni di euro. Perché? Perché c'è un fondo nazionale per le non autosufficienze che viene suddiviso tra le regioni. Ebbene, in questo momento c'è un grave ritardo da parte del governo, il riparto non è ancora stato fatto e allora noi vogliamo come Regione Lombardia continuare a garantire quella che è l'erogazione di una misura, che è appunto la misura che i più conoscono, che è la misura B1, che consiste nell'erogazione di un buono mensile di 1.000 euro per chi ha una disabilità gravissima, senza limiti di ISEE, e quindi Regione Lombardia interviene. Oggi garantivamo la copertura fino al 31 di ottobre, con questi 9 milioni che mette in campo Regione Lombardia siamo in grado di andare oltre. Siamo l'unica regione in Italia ad aver già applicato il fondo per il 2017, non possiamo permetterci di subire i ritardi del governo. E poi mettiamo in campo altri 2 milioni e 3 invece per l'acquisto di strumenti, ausili che possono essere nella propria abitazione, quindi interventi di domotica per l'autovettura, per la mobilità, per l'apprendimento, strumenti informatici che possono andare a vantaggio di un disabile con appunto l'adeguamento, perché no, della propria abitazione o della propria autovettura. Anche questa è una misura che è estremamente necessaria, richiesta e che riproponiamo. In particolare qui parliamo di quelli che sono gli strumenti per gli assistenti alla comunicazione, per chi ha disabilità, una disabilità visiva o uditiva. Poi c'è tutta l'altra partita che riguarda il trasporto. Questa è una situazione sicuramente complessa. Noi siamo a un primo anno sperimentale perché siamo passati dal 2016 in cui queste competenze erano ancora in capo alle province e abbiamo assistito veramente all'anno terribili in assoluto, con servizi che sono partiti a macchia di leopardo nelle varie province, alcuni hanno preso avvio addirittura nel mese di novembre. In alcune realtà abbiamo appreso successivamente non veniva neanche riconosciuto l'assistente alla comunicazione. Regione Lombardia ha fatto un lavoro lungo con le associazioni maggiormente rappresentative regionali e oggi ha messo in campo a giugno le linee guida che oggi stanno trovando una prima applicazione, portando a uniformare un servizio su tutto il territorio regionale, a garantirne qualità, efficienza, efficienza di prestazioni. È chiaro che, come sempre accade, un primo anno che comporta delle modifiche, dei cambiamenti, che comporta qualcosa di diverso, ha qualche difficoltà, ma sappiamo che è un primo anno, un anno sperimentale e siamo qui per andare avanti e per essere sempre più rispondenti ai bisogni delle famiglie.